Il canavese su Amazon Prime Video. Conoscere il territorio nel quale si vive per me è doveroso, così come apprezzare la storia, i luoghi e le memorie di un tempo. Vediamo brevemente questi 6 documentari di cosa trattano. Canavese Dream è un viaggio a 360 gradi, dove il protagonista è il canavese. Un documentario fresco, moderno, condotto da Gioacchino Zirillo e Francesca Melis. Moltissime sono le curiosità che troverete. Con Gioacchino e Francesca parliamo di tutto quello che puoi trovare, ammirare e vivere in canavese. Tutto o più o meno tutto, insomma. 158 comuni spalmati su una superficie di 2878 km quadri. Un video sicuramente di promozione territoriale, ma anche e soprattutto informativo. Canavese Dream su YouTube ha avuto più di 17.000 visualizzazioni. È un documentario che vedrà anche la traduzione in diverse lingue, così da essere fruibile, diciamo, in tutto il mondo. Su questo ci stiamo lavorando. Lo sapevi che tra le valli della Val Chiusella è stata inventata e progettata la sfera metidrica, ovvero quello che sarebbe poi diventato il sommergibile? Oppure che il primo personal computer italiano è stato inventato dall'Olivetti di Ivrea? Sì, proprio qui, in canavese. Quello che avete visto è soltanto una piccola parte di quello che potrete trovare qui in canavese. Vi aspettiamo! La festa dello Scarlo, ovvero lo storico carnevale di Ivrea, la più importante manifestazione cittadina che, oltre ad essere una festa, è storia, cultura, identità collettiva, un momento di aggregazione e di solidarietà che rende il carnevale unico in Italia e anche in tutto il mondo. Un rito della natura che è diventato rito della cultura, così come ci spiega Gabriella Gianotti, Franco Quaccia, Claudio Tarditi, Piercarlo Grimaldi, Edoardo Cerrato. Un eccezionale contributo è stato dato dallo storico Alessandro Barbero, la voce narrante di questo documentario del grande Vittorio Bestoso. E su tutto volano le arance, in una battaglia entusiasmante e coloratissima. Il carnevale di Ivrea non è un carnevale qualsiasi. Risale addirittura a pratiche legate ai Celti ed antichi rituali. Scoprite tutto questo nel documentario La festa dello Scarlo. Belmonte, un patrimonio da scoprire. A pochi chilometri da Torino, sopra l'abitato di Valperga e all'imbocco della Valle Orco, Belmonte rappresenta degnamente le bellezze del canavese. Con la sua inconfondibile sagoma bianca, il santuario è facilmente riconoscibile dalla pianura, circondato da montagne e da tanti punti di interesse. Un'oasi di pace che va preservata e valorizzata. Grazie all'intervista che abbiamo fatto a Giovanni Bertotti, Alberto Monti, Rolando Perino e anche molti altri, raccontiamo la storia e le vicende di questo suggestivo santuario. Curiosità, il Sacro Monte di Belmonte è il più recente tra i sacri monti piemontesi inclusi nel sito UNESCO. E la leggenda vuole che proprio Arduino ha voluto la sua costruzione. La sua inconfondibile sagoma bianca, ben visibile da lontano, domina incontrastata il territorio circostante, rappresentando da circa 1000 anni uno dei fari della fede cristiana in canavese. Re Arduino sans despartir, ovvero senza dividersi mai, che era un motto proprio di Arduino. Questo documentario ci trasporta nel Medioevo e attraversa il canavese, seguendo le tracce di Arduino, vissuto intorno all'anno 1000, scomunicato dal potere vescovile, eppure fondatore di chiese e abbazie. Una docufiction, questa, che narra le vicende di Arduino, marchese di Ivrea prima, e infine re d'Italia. Tra gli interventi troviamo il medievista Giuseppe Sergi, forse il più grande studioso ed esperto sulle vicende arduiniche. Re Arduino è una docufiction che ha visto più di 100 comparse, utilizzate per le battaglie, e anche numerosi gruppi storici si sono prestati per ricostruire la vita del re. Uno su tutti, gli Speculum Historiae. Ad accompagnare il film anche musiche originali di Igor Ferro e Paolo Lova e i canti suggestivi degli Enclaravox. Questo documentario è stato presentato dal professor Alessandro Barbero su Rai Storia e ad oggi è ancora l'audiovisivo più completo sul mitico Arduino. Dopo 170 anni da quei fatti, la figura di Giorgio Orsolano vive ancora tra
tra leggenda e fantasia. L'innocente e incauto giovane lo seguì. La Iena di San Giorgio, la vera storia di Giorgio Orsolano. Il 17 marzo 1835, un uomo viene impiccato di fronte a centinaia di persone, colpevole di orrendi crimini. Questa è la vera storia della Iena di San Giorgio, ricostruita e analizzata tra scene di fiction e interviste ad esperti. Oggi Giorgio Orsolano è considerato il primo serial killer d'Italia documentato. Questo filmato non è stato girato in HD, perché era il 2003, resta però ad oggi l'unico documentario che in modo completo racconta la vera storia di Giorgio Orsolano, detto la Iena di San Giorgio. Per gli amanti del thriller e del giallo, gli elementi ci sono tutti. Lo sapevi che grazie o per colpa di questa storia gli abitanti di San Giorgio Canavese vengono chiamati mangiacristiani? Canavese, terra di sapori. Si dice che per conoscere un luogo devi sicuramente sederti a tavola. Gli aspetti enogastronomici del Canavese attraverso il coinvolgimento di tre riferimenti per la promozione del territorio, quali il sommelier Domenico Tappero Merlo, l'agronomo Alessandro Felis e lo chef Roberto Marchello. Un viaggio tra i prodotti canavesani e le rivisitazioni di piatti legati al territorio. La bagna cauda, piatto povero, tipico della tradizione canavesana. La sua preparazione rappresenta un vero e proprio rituale. Conosciamo meglio l'erbaluce, per esempio, un vino incredibile che si abbina dall'antipasto al dolce grazie a tutte le sue varianti. Il vino erbaluce ha un nome molto antico, già conosciuto dai romani come Alba Lux, ovvero luce dell'aurora. E poi andremo nelle suggestive e antiche cucine del castello di San Giorgio Canavese per imparare nuove ricette. Questi lavori negli anni sono stati allegati alle pubblicazioni di Atene del Canavese, i libri che potete trovare in vendita per approfondire tutti questi argomenti. Rispondo infine ad alcune domande che mi avete fatto su questi documentari. Dunque, se accede ad Amazon Prime Video, puoi digitare direttamente il titolo del documentario, oppure il mio nome, Andry Verga, oppure Master Black. Puoi mettere un mi piace al video e anche condividere il link su vari social. Dopodiché, da parte mia, buona visione!